Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. E stiamo celebrando oggi la grande solennità del Corpus Domini, cioè la festa dell'Eucaristia. E se siete stati attenti, nella prima invocazione del Kyrie Eleison, del Signore Pietà, con cui abbiamo cominciato la nostra messa, si diceva appunto che l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana. Questa è una citazione del Concilio Vaticano II, in particolare della Sacrosantum Concilium, che è stato il grande documento con cui il Concilio Vaticano II ha riformato la liturgia, innanzitutto introducendo la lingua volgare, no? Nelle nostre celebrazioni. Poi la lingua volgare non è affatto volgare, è la lingua ordinaria. La lingua volgare c'ha un senso brutto, ma vuol dire la lingua del popolo, il volgo era il popolo. Quindi le lingue che si parlava, cioè non si fa più la liturgia in latino, ma si fa la messa, appunto la liturgia, nelle nostre lingue native. E la citazione completa di quel brano della Sacrosantum Concilium era questa: la sinassi eucaristica. Adesso dice che, mamma mia, che parolaccia, che è sta sinassi? Ecco, la sinassi eucaristica è fonte e culmine della vita cristiana. Cioè, sinassi, da cui viene sinagoga in ebraico, cioè per indicare il luogo dove si riuniscono gli ebrei, ecco, ma sinagoga e sinassi vuol dire una cosa, cioè dove le persone vengono convocate. Potremmo tradurre sinassi con convocazione, no? La convocazione eucaristica, cioè noi dovremmo ricordarci ogni volta che veniamo a messa che noi siamo convocati in questa liturgia, anche se non passa nessun banditore a dire alle 8 c'è la messa a San Clemente, ecco. Però dobbiamo ricordarci questo, che effettivamente c'è il Signore che ci sta chiamando. E appunto oggi fanno la prima comunione i nostri bambini e bambine, e io appunto, per ricordarmi l'importanza di andare a messa tutte le domeniche, gli dico sempre: dice, ricordatevi questo, che lì c'è un'ostia col vostro nome scritto, eh? C'è Gesù che vi aspetta, e,
Gesù che vi aspetta, Gesù che vi chiama. E se voi non rispondete a questo invito è maleducazione. Cioè, se uno vi chiama, vi invita a casa e voi ve ne disinteressate, fate finta di non sentire, non è molto educato, insomma, no? Manchiamo di rispetto al Signore. Ecco, questo appunto noi ci dovremmo ricordare, sapete, quando si dicono ai bambini le cose semplici, si dicono le cose vere, insomma. E noi ci dovremmo ricordare proprio questo, che noi siamo convocati ogni domenica, addirittura ogni giorno, va bene, ma di per sé ogni domenica, siamo convocati a questo banchetto eucaristico. D'altra parte Gesù stesso l'ha detto, no? Ricordate quando ha parlato del banchetto eucaristico, ha fatto quella parabola appunto che c'era il padrone che ha invitato le persone a nozze, al banchetto di nozze di suo figlio, e questi da grandi maleducati gli hanno trovato 100.000 scuse per non venire. Ecco, ogni domenica, ogni eucaristia c'è il Signore che vuole celebrare il banchetto eucaristico, che è un banchetto di nozze, perché è appunto è rinnovare l'alleanza, le nozze intendono questo, rinnovare l'alleanza fra Dio e l'umanità. E appunto sapete che nel matrimonio ciò che rende sacramento il matrimonio e che in qualche modo è, diciamo, la materia che viene consacrata nel matrimonio è appunto l'amore di due persone, ma l'amore di due persone che viene sintetizzato nella formula del consenso matrimoniale. Che cos'è il consenso matrimoniale? È la formula, va bene, io prendo te come mia sposa, mio sposo, e prometto di esserti fedele tutta la vita, nella buona e nella cattiva sorte, eccetera, eccetera. Ma la formula di quel consenso significa questo, cioè che io stringo con te un patto d'amore che durerà tutta la vita, anzi tutta l'eternità, perché non è che di là è finita, perché purtroppo si dice così, rimanere finché morte non vi separi, no, ma manco la morte ci separa. La morte ci può separare fisicamente, questo è vero, sicuramente è una grande sofferenza per chi ha vissuto decenni insieme ritrovarsi solo. Purtroppo credo che qui tra di voi ci siano tanti che hanno fatto questa terribile esperienza, però sì, il matrimonio non è soltanto l'unione di due persone fisiche. È l'unione di due persone e c'è una dimensione spirituale nell'unione del matrimonio che poi è quello che rende possibile che due persone restino insieme tutta una vita, al di là delle vicissitudini, molte volte terribili, che la vita riserva e che, ripeto, per fortuna non le conosciamo prima. Cioè, per fortuna non conosciamo il futuro, perché se no dice fermate il mondo, voglio scendere. Ecco. Quindi ringraziamo Dio, ce ne accorgiamo quando ci succedono e quindi poi ci rendiamo conto che siamo stati capaci di affrontare prove che prima, che se uno ci pensa a freddo, dice oddio, 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 non ce la farò mai, va bene? No, invece poi ce la facciamo e in due ce l'abbiamo fatta. Quindi dopo aver passato tutto questo, ritrovarsi soli è un'esperienza terribile, ma attenzione, non siamo soli, perché nostro marito, nostra moglie, nella loro dimensione spirituale più profonda, che è quella che in qualche modo, diciamo, una vita insieme ha dovuto costruire, e se, ripeto, non ha costruito quella, le due persone poi non restano insieme. Quindi se due persone sono rimaste insieme tanti anni è perché hanno costruito questa comunione spirituale profonda che poi è più forte della morte, e quella non finisce perché anche se ci vuole tanta fede, ma è la verità della nostra fede, la persona è presente nel nostro cuore attraverso il suo spirito e quindi in qualche modo è come era per Cristo, no? Ce lo siamo detto tante volte in questo tempo pasquale, finché lui rimaneva col nostro corpo
insieme con noi, non poteva essere presente completamente col suo spirito nel nostro cuore. Questo in qualche modo è vero anche nel matrimonio, cioè quando la persona poi fisicamente ci viene tolta, la persona che amiamo fisicamente ci viene tolta, dobbiamo poter vedere con gli occhi della fede questa grande verità. Mio marito, mia moglie, da questo momento in poi non è lontana da me, è presente in me ancora più profondamente attraverso il suo spirito, attraverso la comunione. Quindi non c'è bisogno di fare le sedute spiritiche, no? Come tanti poveretti qualche volta fanno per sentirsi vicino alle persone care che non sono più tra noi. Basta fare la comunione, basta fare la comunione, perché le persone care, come tutti i defunti, sono vivi in Dio, eh? E allora la nostra comunione, è una comunione che ci unisce a tutti noi cristiani qui sulla terra, ecco questa convocazione universale, ci riunisce a tutti noi cristiani sulla terra, ma anche in cielo. Quindi, il Signore è presente nel cuore di ciascuno di noi da sempre, in particolare dal giorno del nostro battesimo, è presente nel nostro cuore, così diciamo Cristo è il Re, è il centro di tutti i cuori, eh? È un'altra bellissima litania questa del Sacro Cuore, no? È il Signore che è il Re, è il centro di tutti i cuori. Quindi quando nella preghiera io rientro nel profondo del mio cuore, sono al centro non solo del mio cuore, ma del cuore di ogni uomo, di ogni donna che vive ed è vissuta, perché tutti riceviamo vita da questo centro che è Dio che vive in noi. Tutta la spiritualità matrimoniale deve poter arrivare a questo, di poter veramente diventare uno. Non solo con i corpi, non solo con l'affettività, ma soprattutto con lo spirito. Diventare davvero una sola carne e un solo spirito. E questa unione spirituale, ripeto, è ancora più forte della morte. Allora, ecco il senso davvero della comunione eucaristica, cioè nella comunione eucaristica ciascuno di noi ritrova Dio al centro della sua vita, anzi, è Dio che si ridona a noi, Gesù che ci si ridona a noi attraverso il mistero eucaristico, per far sì che questa unione con Lui sia sempre personalissima, intima di ciascuno di noi, sia sempre più forte, ma allo stesso tempo diventi sempre più forte la comunione. Con tutte le persone, a cominciare di quelle che ci stanno, ripeto, più vicine. Ecco allora che veramente l'Eucaristia vissuta così è veramente la sorgente, è la fonte, no? La fonte è anche il culmine, ma in questo momento la fonte della vita cristiana, perché effettivamente riattingendo a questa sorgente, ricordate Gesù quando ne parlò alla Samaritana, no? Che gli voleva dare l'acqua del pozzo di Giacobbe, dice: se tu sapessi qual è il dono che io ti sto facendo, sei tu che avresti chiesto a me, Gesù, l'acqua viva, perché io ti insegno a scavare un pozzo, nel profondo del tuo cuore che non si esaurirà mai, questo pozzo della vita eterna. La vita eterna è la vita in Dio, che noi possiamo toccare, sperimentare ogni volta che facciamo la comunione. Ogni volta che facciamo la comunione noi stiamo riattingendo a questa sorgente della vita eterna nel cuore di ciascuno di noi, che è Dio che vive in ciascuno di noi. E allora ecco che l'Eucaristia non è soltanto sorgente, ma diventa anche culmine della nostra vita cristiana, perché in qualche modo deve diventare ciò a cui deve tendere tutto il nostro lavorare per costruire
una comunità d'amore. Una comunità d'amore innanzitutto nella nostra famiglia, che è la piccola chiesa di cui noi siamo i sacerdoti, siamo i responsabili, e poi nella più grande famiglia di famiglie che è l'intera comunità cristiana. Allora chiediamo veramente al Signore che ci dia l'aiuto con questa Eucaristia di incamminarci su questa strada e chiediamo davvero che con il suo amore ci aiuti e ci illumini per essere sempre più autentica Eucaristie viventi nella società di oggi, perché questo significa essere Chiesa.